Inquinate. Sgonfie, oh, dolorose cicale. Risuonano nei buchi ancora abitati. Incessanti figure sfilano assenti, avide, tentazioni, tentacoli spenti, incrociando le dita, imitazioni effimere.
insegui quello che rimane perdutamente in perimetri di ghiaccio, fatiscenti ormai l'imbuto del presente. Più giù. Tuffo nel buio, divincolando in vano. Smettere è impossibile. Lasciano passare soltanto poca luce e lentamente si srotola l'ultima attesa. Niente più come prima nel vetro sanguinano. Resta sola la fragile, inutile scintilla. Filamento sospeso, percussioni scalfiscono, invisibili orizzonti, se ne sta andando. La pelle è strappata, non conta più niente, chiusi dentro senza appoggiare le mani e senza denti soffiando. Un ritmo instabile. Arianna è la sua storia, per una strana coincidenza il simbolo di una resistenza necessaria agli oscurantismi di qualsiasi colore. Il simbolo di una resistenza necessaria agli oscurantismi di qualsiasi colore, sovraesposti in quella frammentarietà di ricerca nei giorni di trasformazione impercettibili. Sovraesposti in quella frammentarietà di ricerca nei giorni di trasformazioni impercettibili, è stato d'animo minimali e definitivi, esplorate con dolcezza. E stati d'animo minimali e definitivi, esplorati con dolcezza, fatti di corpi e di emozionalità esasperate, mostra dissonanze, sgradevolezze. Fatti di corpi e di emozionalità esasperate, mostra dissonanze, sgradevolezze, ma in un modo secco, senza decoro e senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione. Ma in un modo... secco, senza decoro, senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione, la sessualità, l'orgasmo diventano anche atto divorante dell'altro. La sessualità, l'orgasmo diventano anche atto divorante dell'altro.
mentre li bacia, li azzanna, assapra la carne nella sua totalità. Mentre li bacia, li azzanna, assapora la carne nella sua totalità, perché la denuncia passa di là, dal corpo, dal cuore, in pezzi di musica che scoppiano ritmo, ritmo, ritmo a noi inseguono. Perché la denuncia passa di là del corpo, del cuore, pezzi di musica che scoppiano, ritmano, inseguono, spostano il limite quasi azzerando i presupposti o quantomeno disseminandoli altrove. Spostano il limite quasi azzerando i presupposti o quantomeno disseminandoli altrove, la stessa dimensione di un virus incontrollabile dopo la vertigine nell'immagine. La stessa dimensione di un virus incontrollabile dopo la vertigine dell'immagine che esplode e si diffonde e chiede dosi sempre più alte nella percezione dello spettatore. Che esplode, si diffonde e chiede dosi sempre più alte nella percezione dello spettatore. Tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio, ne ascoltiamo i monologhi interiori. Tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio, ne ascoltiamo i monologhi interiori che non appartengono al disagio esistenziale, al melò doloroso degli amori perduti. Che non appartengono al disagio esistenziale, al melò doloroso degli amori perduti. Il rosso del sangue che sfuma nel giallo ocra e nel marrone, impasto cromatico di desiderio e disperazione. Il rosso del sangue che sfuma nel giallo ocra e nel marrone, impasto cromatico di desiderio e disperazione, di una corporeità che fatica a ricomporsi e a ritrovare un modo diretto per vivere. Di una corporalità che fatica a ricomporsi e a ritrovare un modo diretto per vivere. È come quando si osserva qualcosa al suo interno, ma da fuori, senza esserne parte. È come quando si osserva qualcosa al suo interno, ma da fuori, senza esserne parte, senza neppure una vera consapevolezza di un'intimità un po' sfuggente e complicata. Senza neppure una vera consapevolezza dell'intimità, un po' sfuggente e complicata, dell'incontro, dell'emozione, fuori dalle regole, verso una libertà del piacere, del corpo. Dell'incontro, dell'emozione, fuori dalle regole, verso una libertà del piacere del corpo, potente che muta la prospettiva sotto il cielo profondo, silenzioso. Thank you.
Sì. Siamo appena articolando, incrostati incontrati liquefatti tra un silenzio e l'altro, tutto sudato fino al collo. Fra le gambe, oh, l'orizzonte scavato, lì in fondo alla dove veniva un grido, gli occhi aperti e non ti vedo, lentamente scompaiono. Ah. Lentamente dissolti, urtandoti appena, cedono finalmente, provando a sentire un po' sotto il ginocchio, un po'. Mettiamoci tutto, tutto, giriamo in fretta, golosa, vibrando. Dall'altra parte ti sento. Ti sento. Muovendoti. Se tutto va bene, incollati, immersi. Inaspettate e profonde onde nascondono. Aspirando e commozione cede, si rompe dalla testa ai piedi, vetro insaziabile, immutabile crescita del desiderio stanato. Stanotte ripetilo. Ripetilo, visto sul muro, spariva, riappare alla fine del gomito, gomitolo di suoni perduti, arrivano a fondo. Tra immobile mancava l'ascella. Non ho niente da... Possiamo parlare? Non ci sono parole. Tra poche ore, segnale irripetibile. Thank you.
il movimento di un immaginario planetario che è poi il bisogno di ridefinizione del mondo e delle sue possibilità di rappresentazione, memoria e futuro, i poli che oscillano, sovrasposti in quella frammentarietà di ricerca, nei giorni di trasformazione impercettibili, estate d'animo minimali e definitivi, esplorate con dolcezza. Baci sensuali, magma freddo-caldo, che avvolgono una città dalle superfici multiple, il piacere che scava nelle carni fino alle viscere, si le strappa e gioca col sangue e sperma, la sessualità, l'orgasmo che diventano anche atto divorante dell'altro, mentre li bacia, li azzanna e assapora la carne nella sua totalità, fino ai nervi più nascosti, coprendosi del rosso che diventa graffiti sulla pelle, usando il corpo, l'emozionalità concreta, che cerca nuovi spazi di vita, dopo la vertigine dell'immagine, la stessa dimensione di un virus incontrollabile che esplode e si diffonde e chiede dosi sempre più alte. La dipendenza è il corpo, il sesso, l'erotismo, il contatto della carne, il piacere che è una sfida, notturno, i colori scuri e densi, il rosso del sangue che sfuma nel giallo ocra, nel marrone, impasto cromatico di desiderio e disperazione, di una corporeità che fatica a ricomporsi e a ritrovare un modo diretto per vivere. Racconto un fantasma, quello dell'amore, del battito di carne, vene e sangue, delle carezze, delle labbra, della sessualità. Le scene d'amore sono magnifiche, dell'incontro, dell'emozione fuori dalle regole, verso una libertà del piacere del corpo, potente, che muta la prospettiva sotto il cielo profondo, silenzioso. Thank you.
l'occhio. La perduta figura. Ritorna uguale, uguale a cosa? Tienti forte, tienti sveglio, svegliami quando qua manca poco. Oh, dalla testa ai piedi si muove sul fondo. Sullo sfondo appare a testa in giù. Oh, momenti in cui sempre più in fondo fondeva il cielo. Ci siamo sentiti. Non basta ancora. Si sente bene. Tutte le volte che siamo non somiglia più a niente. Con le braccia così. Muoviti un poco. Colato appena, guardalo adesso, sul pavimento azzurro, come il cielo domani, domande invisibili, le labbra appese. Oh. Nessuno può sapere. Provvisorie sensazioni, minime, mimetizzate. Quanto tempo è passato da una parte all'altra? Movimenti discontinui, mimati ancora. Ancora. Per la prossima volta, nella finestra accesa, silenzio adesso. Sei sicuro di non... Che cosa mi ha fatto? Diventa tutta bianca. L'alba indecente prova a guardare. Pochi occhi per vedere tutta. Tutta intinta nel... Sciogliti dalle... Scivola via dal... Mancano altre
Arianna e la sua storia, per una strana coincidenza, il simbolo di una resistenza necessaria agli oscurantismi di qualsiasi colore. Ci trascina in un universo inaspettato, non reale, per contaminarla, per iniettarvi altri virus. Ci trascina in un universo inaspettato, non reale, per contaminarla, per iniettarvi altri virus, miscelando in orizzontale spezzoni di un immaginario denso, irriverente, fisico. Miscelando in orizzontale spezzoni di immaginario denso, irriverente, fisico, fatto di corpi di emozionalità esasperate, mostra dissonanze e sgradevolezze. Fatto di corpi e di emozionalità esasperate, mostra dissonanze, sgradevolezze. Fatto di corpi, di emozionalità esasperate, mostra dissonanti sgradevolezze, ma in modo secco, senza decoro, senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione. Ma in modo secco, senza decoro, senza realismo, con tutta l'utopia e la trasgressione, in leggerezza, ma anche con quella libertà di gioco, di spazio, di aderenza ai corpi. La leggerezza, ma anche con quella libertà di gioco, di spazio, di aderenza ai corpi, ai volti, al respiro, allo sguardo. È questo che irrita e che infastidisce la libertà. Ai volti, al respiro, allo sguardo, è questo che irrita e che infastidisce la libertà, perché la denuncia passa di là, dal corpo, dal cuore. In pezzi di musica che scoppiano, ritmano, inseguono. Perché la denuncia passa di là dal corpo, dal cuore, in pezzi di musica che scoppiano, ritmano, inseguono, spostano il limite quasi azzerando i presupposti, o quantomeno disseminandoli altrove. Spostano il limite quasi azzerando i presupposti, o quantomeno disseminandoli altrove, nelle voci narranti fuori campo che avvolgono i fatti nella loro emozionalità. Nelle voci narranti fuori campo che avvolgono i fatti nella loro emozionalità, mescolando i piani narrativi nella percezione dello spettatore. Nelle voci narranti fuori campo che avvolgono i fatti nella loro emozionalità, mescolando i piani narrativi nella percezione dello spettatore, tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio. Ne ascoltiamo i monologhi interiori. Tutto si gioca sul mondo interiore del personaggio. Ne ascoltiamo i monologhi interiori che non appartengono al disagio esistenziale, al melò doloroso degli amori perduti. Che non appartengono al disagio esistenziale, al melò doloroso degli amori perduti, incursioni nell'emozionalità estrema, in quel rituale crudele del desiderio. Incursioni nell'emozionalità estrema, in quel rituale crudele del desiderio, di sogni impossibili, passioni rischiose, quell'alchimia irresistibile di corpi e di cuori. Di sogni impossibili, passioni rischiose, quell'alchimia irresistibile di corpi e di cuori è come quando si osserva qualcosa al suo interno ma da fuori, senza esserne parte. Di come quando si osserva qualcosa al suo interno ma da fuori, senza esserne parte, senza neppure una vera consapevolezza dell'intimità un po' sfuggente e complicata. Senza neppure una vera consapevolezza dell'intimità un po' sfuggente e complicata del personaggio e dei suoi scontri emotivi, distillati però fuori dell'affresco. Del personaggio e dei suoi scontri emotivi, distillati però fuori dell'affresco, quasi a giocare, dissacrandola la dimensione dello spettatore. Thank you.
A tutti i costi. Se dimentica tutto. Buttata via. Travolta. Direzioni ottuse. Insensate simulazioni. Nevicate salate. Una gran sete. Aspettami. Piagata. Tamburo bucato, l'orrore lineare, perdendo tutto, le labbra cucite, la lebbra verbale ricoperta di ruggine, esce molto sangue, lenta litania. Posizione contratta, piccoli pezzi senza... Non vedo più niente. Spenzola fuori. Ah, si sgonfiano pallidi rimasugli di piena. Trascinati stravolti, non ho più tempo. Nel silenzio del corpo accendono e spengono. Infangate, attese. Distacco dal tempo. Infinite palpebre accecano volanti immobili strati. Lamenti silenziosi si insinuano leccando. Percorso obbligato. Svenano profili. Si affollano. Precipitano. Impossibili deviazioni. Occhi chiusi, instancabili contorsioni. Corruzione finale. Cavalca il mare. Fin dove arriva? Si alza, si abbassa. Liquida. Scintilla, percorso interrotto. Sbagliato, sorvolato, non c'è dopo e niente. Ilaria Drago. Fabrizio Bosso. Ah.
Valerio Corzani. Luigi 5.